Buongiorno a tutti, come ogni settimana ormai ben ritrovati qua con lo studio, non so ormai che numero di Race for Win insieme al buon Pelo. Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati come tutti i mercoledì sera dalla cucina di casa mia, sai che adesso va di moda. Sì, intanto c'è solo la cucina, comunque non sono mie. Intanto qua. Dove siamo? A Mont Panorama in Australia. In che occasione? Qui a commentare questo fantastico campionato IRC per la seconda volta nel 2024 qui a Mont Panorama nella classe AM. Una dietro l'altra poi, perché anche scorsa settimana, se non sbaglio. Scorsa settimana abbiamo sì commentato una gara nostra interna di Race for Win, anch'essa ambientata a Mont Panorama. Abbiamo visto infatti dei bellissimi sorpassi. Purtroppo anche tanti incidenti. Sì. Secondo me i muratori qua ha rifatto il muro. Hanno avuto da fare. E intanto vediamo subito un tempo di tutto rispetto. Un Zenari che si porta a un 2:02.690 alla fine delle prove libere. Sì, con la macchina anche leggermente ammaccata davanti, vediamoli. L'abbiamo appena detto, questo circuito molto ostico, soprattutto nella parte in discesa. L'ho visto più volte, anch'io ho provato le brezze quando ancora correvo e commentavo un po' meno di fare battaglie con il nostro Luca Gorini, che lo vedete nella classe Pro, nel campionato IRC. Abbiamo fatto qualche bella battaglia, anche qualche bello scontro. Io ho capottato, ma è un attimo, No, non è un attimo, però quando dai via le macchinate al muro, di solito il muro dice, muove, lì lui. Grazie, avevo spiura lì. Esatto. Ma ho visto anche nella realtà, se andate a vedere, vi prendete qualche minuto per andare sul tubo a guardare le gare che fanno in questa fantastica pista di montagna, fanno degli incidenti pazzeschi. Sì, anche perché non hai molto, diciamo, limite, cioè non hai possibilità di errore. Sì, non hai vie di fuga. Soprattutto nella prima parte. Soprattutto una seconda parte invece dove si può tirare al limite il proprio motore e puntare le velocità massime, ecco. Intanto è proprio Silvestri che va a muro mentre stavamo dicendo della seconda parte, appunto, e quindi torna in box, quindi cambiamo visuale, andiamo sul Leggio che si trova in settima posizione. Team che si trova in settima posizione a un secondo e 990. Esatto. Zenari ha fatto un ottimo tempo, anche scorsa settimana vedevamo 2:02 basso come riferimento, e Zenari quindi si è piazzato in un'ottima posizione, con Deli in seconda posizione a 8:80, quindi ecco, l'ha inquadrato su Audi grigia. Poi abbiamo Fleury terza posizione su BMW arancione, molto distaccati, 3:40 al termine delle prove libere, 25 gradi della pista, e quindi un tempo veramente ottimale. Eccoci qua su Ettore, anche lui su Ferrari. Tanta questa sera, come sempre, qua in quel campionato qua, in questa classe, le Ferrari schierate. Sì. Vediamo che c'è un Aston Martin. Guardate che bello il biscione visto dall'alto. Sì, attenzione. Qua siamo sulla Ferrari di Ettore, sempre Ferrari viola. Le dipper si chiamano queste curve in discesa, per la precisione. Mamma mia. Intanto quello che vedete là dietro è Graziani, che è su Aston Martin arancione, che in questo momento viene incalzato da ecco. Non mi ricordo se è lui, se è Giovanetti. Leggio intanto sale in quarta posizione. Leggio, quarta posizione per Leggio. Ed era Giovannetti su McLaren che sta andando a prendere. No, si va a passare, quindi forse non aveva il giro buono. Zenari
torna, rimane fuori qua, quindi continua a provare a limare il suo giro. Eccolo qua nella parte in discesa, nell'inizio della parte in discesa. Inizia con un avvallamento che rischia di scomporti la vettura e dopo, ammesso che tu la tenga, butti via il tempo, di sicuro. Altra parte molto importante della pista, a mio parere, è l'ultimo tornantino, veramente ostico, difficile da impostare per essere veloci in uscita. Eh sì, qua bisogna andare a sfruttare tutto l'asfalto sulla sinistra per andare per cercare di prendere la curva a destra in completa, passami il termine, pienezza del gas. No, beh, vabbè, beh, sei stato chiaro, regola, sì. E per andare bello Zenario, intanto vai box, tempo ormai buttato lì davanti, sempre invariate le posizioni, con Leggio qua che sta per terminare il giro, lo inizia proprio in questo momento il rettilineo infinito, abbastanza discesa lungo. Poi salita, poi discesa. Poi questo curvone a destra che si percorre in pieno per poi arrivare alla staccatona che ti porta in questa S, sinistra destra, e poi l'ultima curva 90 gradi a sinistra per poi arrivare sul rettilineo, corto rettilineo del traguardo. Eccolo qua, vediamo Leggio se andrà a migliorarsi o nulla da fare. Aspettiamo un attimo, sì, si migliora, va a 0,9 di ritardo. Rimane in quarta posizione. Sì, rimane in quarta. Qua inquadrato Silvestri che è nel primo settore, verso la montagna. Sì, allora andiamo a dire che tutto di traverso alla fine di queste prove libere, ricordiamo prove libere. Intanto arriva il nostro Cicci, ciao grande Cicci, daily a tutto gas. Ma il daily, sei sul daily a tutto gas, cosa fai, le consegne stasera? Bravo Cicci, che è impegnato per questioni di lavoro, e lo salutiamo, grande Cicci, guardalo lì. Dato un pochino sull'erba, gomme sporche, si butta in discesa senza paura. Qua taglia, sta subito sull'interno, sacrifica giustamente l'uscita. Qua c'è da stare attenti, che qua sacrificare leggermente per fare bene questo destra che poi ti porti staccata tutto interno sul tornantino e uscire belli larghi sfruttando tutta la pista, ma attenzione al muro. E finiscono in questo momento le prove libere. Arrivo, No, no, ma fai pure. Non trovo il link. No, e quindi niente. Comunque, qua Giovannetti che va a concludere il giro in quinta posizione, vediamo se si migliora un secondo e 195 il suo ritardo. Finiscono in questo momento, iniziano in questo momento, scusate, le qualifiche. Uno dei primi a uscire è Fleury su BMW e Daly su Audi. Circuito di Mont Panorama, ma andiamo subito con la sigla. We'll be right back.
Ed eccoci qua tornati per le qualifiche su Daly, ripreso dall'elicottero, che si lancia per il suo primo giro di qualifica. Bellissima intro da questa regia. E vediamo che tutti i piloti sono praticamente sì, in che pista. Non è che l'ho fatto io, eh. Intanto quindi 23 minuti di qualifica per vedere chi sarà il poleman di questo Paul Richard. Ma che Paul Richard? Paul Richard, il Mont Panorama. Non so perché ho detto Paul Richard. Griglia veramente piena. Quanti siamo in tutto? Puoi andare in giù? Ben 28 piloti quest'oggi in griglia di partenza. Ancora nessuno ad aver effettuato un giro buono. Ma vediamo. Tempo che rimane ottimale con un grado in più delle prove libere, 26. Qua sempre inquadrato Daly dalla regia. Andiamo su Taddeo adesso su Honda. Col numero 10. Seguito dovrebbe essere da una McLaren, secondo me. Non lo so. Vabbè. Eccolo qua, Fleury. Su BMW arancione. Col numero 572. Anche lui si lancerà proprio adesso. Prova ad andare su Daly, che dovrebbe essere verso la fine. Col primo giro teoricamente buono di qualifica, vediamo Daly. Col numero 24 su Audi R8. Che va a affrontare le ultime curve. Ultimo tornantino adesso verso sinistra. Per poi lanciarsi sul piccolo rettilineo. 2:03:815. Primo tempo proprio di Daly. Di riferimento per queste qualifiche. Seguito da Rivi su Ferrari 619 sul numero. Vediamo se sarà un giro buono. Si lancerà. No, il giro di lancio. Giro di lancio per Rivi, mentre invece arriva Santoni a un secondo e sei dal primo, e poi Juan in terza posizione, Demi l'appena Santoni, sì, Juan in quarta posizione, ma arriva, attenzione, che arriva Zenari, 202 e 927, poi Leggio terza posizione, appena guadagnata, un secondo e tre dalla vetta. Leggio era la McLaren che dicevo prima, Viola. Cambia ancora tutto, Giovannetti seconda posizione su McLaren a 500, attenzione Bustos, 33 millesimi in seconda posizione, va a fregare subito Giovannetti. Fleury qua inquadrato dalla regia su BMW arancione, che sta per affrontare l'ultima curva. Vediamo se andrà nelle prime posizioni buon Fleury. Eccolo qua, vediamo, e sì che va su. Sesta posizione per lui, secondo, e 5 dalla vetta. Prime tre posizioni veramente vicinissime, ragazzi, in 53 millesimi le prime tre posizioni. Poi vado su Pullara, in 18ª posizione senza tempo, numero 73 su Ferrari. Guardiamo anche lui, in questo momento taglia il traguardo, ma evidentemente giro non valido, e allora abbiamo Silvestri, ma abbiamo il numero 572, secondo me. No. Sì,
5,50. Deli, 3,75 in terza posizione. Eh sì, sì, migliorato e tanto anche. Sta arrivando il numero 9, che è proprio Juan, all'ultima curva. Vediamo Juan in nona posizione adesso. E rimane lì. Niente da fare. Santoni gli frega la posizione proprio adesso. Zenari, Zenari ragazzi, 2-0-1-720, mamma mia. Buonasera anche a te da Paolo Alvigi che ci saluta. E Bustos che si avvicina subito a 497, quindi ottimi tempi ragazzi, 2-0-1-720 di Zenari. Abbatte bella, il muro. Bella la pista di montagna, bella, e tra l'altro quasi tutti col tempo. Attenzione Pullara, Silvestri, Rossi, Osti, Ettore, Graziani, il Delpo, tutti senza. Qua inquadrato sempre Bustos su McLaren, 4,97 di ritardo dalla prima posizione. Ferrari, McLaren, Audi, McLaren e Ferrari, queste le prime 5 posizioni. Mentre sale anche Raparelli in 11ª posizione, 3 secondi e 4. Tempi veramente alti. Dalla terza posizione in su pagano tantissimo, ma Zenari ha tirato fuori questo tempo dal cappello. Impressionante, sarà veramente difficile da battere 16 minuti al termine della qualifica. Qua inquadrato sempre Juan, pilota che abbiamo visto farci vedere belle cose. 3 secondi e 8 di ritardo. E vediamo quanto sale in 10ª posizione, 3 secondi e 0, si migliora di 8 decimi, bravo Juan. Fleury in 8ª posizione, 2 secondi e 7. Ettore in 5ª, ma viene fregato da, mi sembra, Leggio, che sale in 3ª posizione a 1 secondo e 555 su Ferrari. E va. Bravo Leggio. Ma viene fregato subito da Giovannetti a 1 secondo e 522. Veramente si combattono questi tre a badilate di millesimi. Un secondo e 522 di ritardo per Giovannetti, un secondo e 555 di ritardo per Leggio e un secondo e 582 di ritardo per Deli. Mentre Bustos, anche lui, continua la cavalcata, si migliora, 2,92 di ritardo da Zenari. Ma ancora niente da fare per lui, non riesce a scendere sotto il muro del 0-2. Mentre nelle retrovie vediamo Gualtieri salito in ottima nona posizione, ma è arrivato su, mi sa, Graziani con Bentley in 8ª posizione, 2 secondi 102. Vabbè, Aston, beh, Bentley, Aston più o meno, dai. Però ai tempi. Dov'è Fleury? No, un secondo e 427. Sì, si sono migliorate sia Fleury che Ettore. 1 e 427 e 1 e 475 per Ettore. Che è in 4ª posizione Ettore. Quindi veramente vicinissimi. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª posizione e anche la 7ª. Sono in pochissimo. Neanche un decimo. Mentre la coppia di testa fa veramente un altro ritmo. 14 minuti al termine di questa magnifica qualifica. Mentre qui abbiamo 16ª posizione per Buonocore del team Schizzo Bike su Ferrari con il numero 111, con questa colorazione veramente bella. Mentre chi è andato ai box là davanti in 5ª posizione per un cambio gomme.
Attenzione, attenzione, incidente qua di Santoni, che infatti va al box, quando invece siamo andati su il Delpo in 20ª posizione, numero 29. Andiamo a vedere là davanti se c'è qualche diversità. Sì, 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 c'è, come Zenari 201 485. Migliora ancora la sua prima posizione. 13 minuti alla fine delle qualifiche. È proprio Zenari inquadrato in questo momento che inizia la parte più insidiosa del circuito. Inizio della discesa con tutti gli avvallamenti prima delle curve. E poi arriva qui. Ultima picchiata di discesa per questo tornantino sinistro, veramente ostico in uscita. Attenzione al muretto, qua si va a prendere tutto, la sfrutta bene e ci si butta per questo rettilineo lunghissimo. Siamo ancora qui, 11 minuti e 49 secondi alla fine delle qualifiche. Mod Panorama, veramente una pista ostica, abbiamo detto più di una volta, fino alla 7ª posizione, veramente molto vicini, meno di un decimo tra la 3ª e la 7ª posizione. E veramente l'unico che senza tempo è Silvestri, attenzione, su Ferrari. Taddeo, l'ultimo con tempo in 27ª posizione con Honda. Strano, perché Honda qui dà veramente il meglio di sé in quanto riesce ad arrivare in rettilineo a 200-280 rotti. Già la vecchia faceva quelle velocità lì, quindi non oso immaginare la nuova. Qua ci aspettiamo una bella gara soprattutto per lo spettacolo, perché qua traversi, mica traversi, scontri, speriamo pochi, ma di solito, soprattutto i primi giri. Diciamo che qua la carta vincente è la pazienza e il resistere un'ora. Sì, resistere un'ora ci sta. E la carta vincente, soprattutto devi considerare tutta la tenuta della macchina, considerare che se si tocca il muro in questo rettilineo lunghissimo si rischia di perdere veramente tanti chilometri all'ora, e in così tanto tempo sarebbe veramente difficile. Intanto Silvestri, ragazzi, 45 millesimi di ritardo da Zenari e si piazza con un'altra Ferrari in terza posizione. No, seconda. In seconda posizione col numero 3, davanti a sé Zenari col numero 333. 333. Pazzesco. Tanto non ho capito perché ci sono i motori così bassi. Si sentono le macchine bassissime. Ma perché quelle praticamente con no, i nuovi. Fatto l'aggiornamento? No, ma sono i nuovi naturalisti, quelle storie lì. Sì, praticamente hanno dovuto aggiungere un silenziatore. È un casino. Sì, ma silenziatore sono elettriche. Sono maledetti ambientalisti. Adesso vedremo di far tornare a ruggire. Oh, lì è rischiato la paletta. Mi è volato il microfono, ragazzi. Ho rischiato il dente. Quindi due piloti a scendere sotto il muro del 02, Zenari e Silvestri, entrambi su Ferrari, seguiti da Bustos su McLaren a 5 decimi e 27, e poi dalla quarta posizione un abisso, un secondo e sei. Sì, però Fleury il primo appunto a guidare il secondo trenino, chiamiamolo così. Secondo trenino è proprio Fleury su BMW a un secondo e sei.
dalla vetta, eccolo lì, secondo me ha toccato. Sì. Oh. Si trova due piloti ma zero. Questa, anche questa curva è bastarda perché si rischia di volare fuori in quanto si tende a farla piena. Però la devi mettere bene. Traffico, trova traffico, ma ci fa passare, bravo. Molto sportivo. Non è che prova a recuperare, ma secondo me ha perso proprio. È largo, largo muro. La picchia. Niente da fare per Fleury. E guardiamo Ettore in quinta posizione, anche lui nel biscione in discesa. Ultimo tornante anche lui. Buono. Esce forte. Vediamo Ettore su Ferrari sempre, con il numero 53. Un secondo e 710 sul ritardo per ora. Quando mancano 7 minuti e 40 di termine alla... Mentre Juan si riporta in nona posizione a un secondo e 995. Rossi in decima è arrivato anche lui in 2 secondi e 150. Un sacco di Ferrari in queste 10 posizioni. Ettore, un secondo e 710, rimane quello in ritardo. Seguito da Giovannetti su McLaren con numero 30, un secondo e 757. Mancuso va a chiudere in tredicesima posizione, 2 secondi e 880 proprio adesso, sempre su Ferrari. Viene fregato adesso da Gualtieri in tredicesima posizione. 2 secondi e 835 di ritardo su Ferrari anche lui. Arriva Leggio in quarta posizione, 1 secondo e mezzo di ritardo su Ferrari. Va a mettersi in mezzo alla McLaren e BMW di Bustos e Fleury. Ancora invariate le prime tre posizioni. Inquadrato sempre Leggio, che va a affrontare adesso la parte in discesa della montagna. Bella traiettoria per Leggio. Sembra un buon tempo per lui. Bella traiettoria, bello pulito, tondo. E si butta giù. Vai Leggio. Ecco qua Fleury che sta per affrontare l'ultima curva. Vediamo se si migliora. Un secondo e 662 di ritardo. Va a affrontare l'ultima curva ora. Niente da fare per Fleury. Ma torniamo su Leggio che sta per concludere il giro anche lui. Ma vai box. Niente da fare. Daly si avvicina un secondo e 100 di ritardo su Audi. Bustos. Sta nella prima parte di gara. Ettore nel traffico. Fleury che va a prendersi la settima posizione. No, è arrivato Mancuso con Ferrari, anche lui un secondo e 592 di ritardo.
Stavo cercando di sistemare la diretta perché mi sono accorto che va a scatti. Tanto Zenari 201 405 Silvestri ha un decimo 25 di ritardo e Bustus in terza posizione e Graziani in quarta, che però i box, poi Deli, box Leggio è fuori in sesta posizione. Quindi Zenari si va a migliorare ancora, mentre qua rimaniamo in macchina con Leggio verso la direzione d'arrivo. Quando la qualifica è terminata, sotto la bandiera a scacchi il pilota Giovanetti in decima posizione per ora. Va a prendere la bandiera a scacchi anche Zenari, che non si migliora in 2.01.405. Vediamo Silvestri e Leggio qua inquadrato, seguito mi sa da Fleuri. Leggio non si migliora, 1.580, seguito appunto da Fleuri in ottava posizione, 1.742, Leggio in sesta. Poi vediamo chi arriverà. Ettore, nona posizione, vediamo se si migliora, 1.790. Si migliora Ettore in quinta posizione, 1.180. Su Ferrari, col numero 53. Poi arriva Bustos. McLaren per ora occupa la terza posizione, 6.7. Vediamo box, quindi Bustos conferma la terza posizione, vediamo se rimane lì. Quindi confermiamo le qualifiche: Zenari in prima posizione, seguito da Silvestri, Bustos in terza, Graziani in quarta posizione, Etero in quinta, Deli in sesta, settima Leggio, ottava posizione per Mancuso, nona Fleuri, decima Giovanetti, via via tutti gli altri. Quindi ottima qualifica, bella, e qualche attimo d'attesa e poi partiremo per questa spettacolare gara. Ragazzi, vi chiediamo scusa, ma siamo sotto una pioggia battente. Secondo me l'internet non ci dà tregua. Ancora un minuto per partire. Intanto vediamo se riusciamo a sistemare qualcosa per renderlo un pochino meglio. Eccoci, eccoci. Ancora qualche istante, siamo qua pronti a partire. Parte in questo momento il giro lanciato.
Sì, ancora qualche istante. 1 ora e 15 di gara. Un'ora e 15 di gara, giro di riscaldamento. Guardiamo quanti incidenti ci saranno qua in questa pista che sappiamo essere veramente complicata. Tanto vediamo i commenti, giusto? Esatto, forza, buon cuore, passo del leone, buonasera a tutti da Bergantin. Ciao Bergantin, come vai, come stai? Daniele Barani, bella Lizzenari, dai Gabri, Energy on fire. Scusate ragazzi se purtroppo la live a scatti, io ho provato a mettere un po' a posto quello che potevo, purtroppo ripeto siamo sotto pioggia battente e vedo che il segnale fa quello che può. Dateci un riscontro, teneteci aggiornati, noi cerchiamo di fare del nostro meglio come sempre. Intanto eccoli qua nel biscione di discesa, attenzione a non picchiarla, perché qua i danni sono già attivi. Intanto arriva lei, intanto è arrivata la Tata, il nostro Amstaff. Tata, vieni qua. Oh, il nostro. Eccoli qua nel drittone, formazione in doppia fila, pronti a partire. Zenari prima posizione, Silvestri seconda, Bustus, Graziani, Deli, Ettore, Mancuso e via via tutti gli altri. Qui si parte, poi c'è questa curva subito a sinistra che è veramente ostica, anche perché non bisogna tanto vincere lì ma prepararsi a essere nel posto giusto a destra della pista, alla curva, all'inizio della salita, a curva 2. Eccoli qua che si mettono sul rettilineo del traguardo, pronti a partire per questa endurance di 1 ora e 15 e via, partono in questo momento. Ottima partenza, gli si mette davanti, block pass per Zenar su Silvestri, attenzione là dietro, passano bene o male tutti indenni, abbiamo visto qualcuno leggermente lungo sull'erba ma rimaniamo qua. Zenar riprende già un bel po' di margine su Silvestri, invece dietro sono ancora Bustus, Graziani, Deli, tutti uno di fianco all'altro. E qua ecco la famosa classifica che si fa i cazzacci suoi, scusate il termine ma fa venire il nervoso perché al primo giro non è simpatica la cosa. Qua, soprattutto qua. Tutti bravissimi per ora. Quindi Zenari in prima posizione, proprio Bustos in seconda posizione va a prendersela. E terzo Graziani con un'ottima partenza su Aston Martin. Parte in discesa. Hanno iniziato nel serpentone, qua è fondamentale rimanere concentrati. Attenzione, vediamo le prime bandiere gialle. 327. PRT Luvari. Ma torniamo davanti. Davanti inizia la danza del rettilineo. Qua ci saranno delle belle battaglie. La Zenari prende già il volo, ma Bustos lo segue abbastanza bene. Sì, lo segue da vicino. Ma anche da dietro Giovannetti è negli scarichi di Fleury su BMW arancione. Eccolo qua, inquadrati. Battaglia per la 8ª posizione. Allora, visto che non sembrano esserci... esatto, io vado sull'elicottero, certo. Scusatemi, è vero che si sentono meno i motori ma è più carina da vedere le battaglie, purtroppo le telecamere sono quelle che sono e quindi taratin tontera. E ci siamo tornati. Bustos intanto giro veloce,
su McLaren e Silvestri negli scarichi, attenzione, dell'Aston Martin di Graziani. Eh sì, Silvestri era in seconda posizione, quindi vuole tornare lassù con una partenza, abbiamo visto in prima curva, con un leggero, attenzione, traverso di adesso. Stavo dicendo che è andato leggermente largo in prima curva, perdendo queste due posizioni molto importanti da recuperare. È una gara lunga sul circuito del genere, un'ora e un quarto, ragazzi, è dura, devastante, è dura. E ci sono parecchi posti, parecchi punti della pista dove un attimo perdere la concentrazione e picchiarla. Silvestri qua è veramente, veramente veloce. E il punto peggiore è qua, in questo tornatino dove adesso Zenari. In questo momento due ragazzi quadrati, Silvestri e Graziani. Eh sì, perché in quella curva devi arrivare con tutto il carico di macchina sulla parte sinistra, ma con le ruote girate verso destra è un casino. Bisogna stare molto all'occhio, perché sennò la butti contro il muro. Come ha fatto in questo momento Demi, che l'ha toccata leggermente. Un secondo Zenari, colpo di reni, ma non sembra. Ma non è un secondo non qua, No. Non sembra proprio. Stessa cosa per Graziani e Silvestri, ancora molto vicini, entrambi. Entrambi voi due. Giovannetti, attenzione davanti, Mancuso su Fleury, ci prova a favore di traiettoria, attenzione anche alla McLaren. Mamma di Giovannetti mia! Che si affianca, Giovannetti ci prova, rimane lì, si porta dietro la Ferrari di Juan, che prende tutta la scia. Mamma mia dove si è infilato Giovannetti, ma rimaniamo su questi tre perché qua ci faranno vedere delle belle storie. E passa da Fleury, Giovannetti e Mancusi in mezzo, ma non ci sta, attenzione, adesso la battaglia è tra Giovannetti e Juan, scusate. Ma attenzione tra Graziano e Silvestri, anche qui sembra esserci delle fiamme, del fuoco e delle fiamme. Ma andiamo dietro, vedo un 4 decimi Raparelli, ed è proprio così, Raparelli negli scarichi di Juan, l'ha preso, e là davanti lo vediamo Giovannetti negli scarichi di Fleury. Intanto mi sa che sia passato proprio Mancuso ai danni di Fleury. Ma già da mo, è che il problema è che adesso è Giovannetti. È Giovannetti, sì, negli scarichi di Fleury. Sembra proprio che faccia da tappo. Mentre là davanti continua l'elastico tra Zenari e Bustos. Ma qua adesso a favore di Ala, diciamo così, Giovannetti su McLaren. E gli è proprio vicino. Guardiamo se tenterà la staccata proprio qui. Tanto sì, fallo sentire che apre la bottiglia. Come arriva Juan, è arrivato come un cannone, a pala di cannone. Intanto Silvestri due decimi da Graziani, ma non solo due decimi perché si deve difendere da Ettore, entrambi su Ferrari. Ettore adesso ha preso la scia, eccolo l'effetto scia, guardate, lo si butta fuori un po' presto, arriva la curva. Mamma mia com'è che staccatona di Ettore. Secondo me deve aver fatto un piccolo errore Bustos, che va a pagare un secondo e sei, e si avvicina anche Graziani su un secondo e otto, mentre prima pagava due secondi e mezzo. Molto vicino anche l'Audi di Deli. E intanto anche Leggio in settima posizione, due secondi e mezzo di ritardo da Deli. Ottima partenza anche per lui. Ma io rimango qua perché la pressione fa brutti scherzi. Eh sì, Graziani c'ha un condor sul coppino di Silvestri, che è proprio Silvestri.
che non lo molla, ma mentre qua dietro su Fleury, attenzione, veramente vicini. E adesso sì, sta veramente facendo un po' da tappo Fleury, e si sono accodati oltre Giovannetti anche Juan e Raparelli. Ma davanti a Fleury anche questo è un doppiato, se non sbaglio, attenzione che non vada a far dei danni. No, non fanno danni, non fanno danni, attenzione qua, cosa volevi dire, guardali qua. Che c'è il Mercedes che è un doppiato, che non so chi sia, che sta facendo un po' da tappo anche per Juan e Raparelli. Vediamo, che attenzione, proprio Raparelli che mi sa che sia andato a sbattere sul doppiato. Si avvicina Bustus 07. Ma torniamo qua, Ettore Daily 4 decimi. Chi è che esce? Andiamo a vedere che aveva già fatto il pit. Taddeo Carbone era quello in Mercedes che stava facendo un po' a sportellate in una posizione non sua, mentre rimane sempre il tempo migliore di Bustos. Infatti ne è andato a prendere. Mezzo secondo Bustos. Ma qua ragazzi, bella Qua c'è Ettore degli scarichi di Silvestri, però là davanti, giustamente. Andiamo là davanti perché la pressione nella parte veloce qua, prima della discesa, tutto bello pulito, forse un pochino largo al Zenari, si avvicina Bustus. Zenari taglia molto sul cordolo, abbiamo visto, con la macchina un po' più scomposta, mentre Bustos è molto più pulito e lineare. Sta bello cucito Zenari. Andiamo qua dietro. Attenzione! Attenzione, chi era? Daily, mi sembra, Daily che è andato a muro. No. Sì, sì. Era Daily che è andato a muro su Audi. No, è Silvestri, attenzione. Silvestri. Su Ferrari, con Ferrari irreparabile. No. Sì, sta facendo passare tutti, ma la Ferrari è veramente danneggiata. Lo vediamo che sta tentando di tornare in box. Attenzione! E Bustus! Bustus e Zenari! Si sono toccati. Due colpi di scena. Attenzione che Daily ne approfitta anche Leggio su Bustos. No, che... era Leggio. Sì, su Bustos. Sì, Bustos. Che non va in box, continua. Mentre Zenari è indenne, se non sbaglio. Bustos è dietro, anche Silvestri è andato in fondo alla classifica. Peccatissimo. Errore di Giovannetti in uscita. E Juan Gier ci prova all'esterno. Respira Fleury. Niente da fare. Adesso Zenari si trova con un abisso tra lui e Graziani dopo questa toccatina. Ma Ettore in terza posizione, a un secondo e cinque. Silvestri, vediamo se è riuscito ad arrivare ai box. Proviamo dalla regia a capirlo. È ancora lì, 24esimo. Eccolo qua Silvestri, sta cercando, tagliando l'impossibile. Ma va bene così, bravo Silvestri. Lì si è andato un po' troppo lungo. Intanto qua arriva il fan del Delpo, Silvia. Vai Delpo. Eccolo qua inquadrato il Delpo. Mentre non ci sono altri scontri, forse qua Juan su Giovannetti ancora. E Raparelli. Sì, eccoli lì, li vediamo. Raparelli e Juan e Giovannetti su Fleury, tutti lì inquadrati. Questo è un bel biscione per la ottava posizione, dall'ottava alla dodicesima sono insieme, se non sbaglio. Sì. Dall'ottava, sì, alla dodicesima. Ma Bustus ne ha riprese. Intanto vediamo un altro incidente. Numero? Intanto c'è una bandiera nera. Sul rettilineo.
Forse Silvestri per tutti i taglioni. Prova ad andare a vedere. No. Sì. Rivi. Rivi. Squalificato Rivi. Mentre Silvestri è riuscito ad andare ai box. 4 secondi e 7 Graziani. Da Zenari. Cappagli in 12ª posizione su BMW. Sì. Deve difendere ormai dal Delpo. Buono Core forse è andato al muro. No, Buono Core, dov'è Buono Core? Ettore è 9,91, mi sa che si stia avvicinando. Attenzione, Daly e Bustos in scontro diretto. Audi versus McLaren nella parte in montagna. È Bustos che è già passato Daly, però. Sì. Sì, sì, sì. Bustos non vuole più perdere tempo, deve tornare negli scarichi di Zenari, anche un'impresa difficilissima. Ma è già negli scarichi di Leggio. Ma vado dietro perché Giovanetti, Juan, sono tutti vicini. Ancora una volta, attenzione a Juan e Raparelli. E poi Cappagli, il Delpo, tutti vicini. Prova ad andare su Bustos. Eccolo qua Bustos. Ci proverà sicuramente, la prende larga, sfrutta tutta la pista. Non lo vuole fare qui. Ah! Oh, che picchio! Peccato Bustos. Andata. Esce dopo Juan e dopo Raparelli. E adesso penso che vada ai box. Attenzione Delpo. Il Delpo tocca. Tocca. Se non sbaglio no. Non Bustos ma Cappagli. Cappagli che però gli lascia la posizione, quindi ottima sportività. Mentre qua Giovannetti negli scarichi di Fleury, vediamo se gli prende tutta la scia. Cosa fa a vedere qua in fondo? Stavolta la prende la scia. Si prova a lanciare ma si butta fuori troppo presto. E Fleury stacca veramente in fondo. E va 8,94 invece Ettore, guadagna un altro decimino per la seconda posizione occupata da Graziani. Pullara intanto, anche lui negli scarichi di Delpo, in 13ª posizione. Eccolo qua, inquadrato subito dalla regia. Attenzione, muro proprio di Pullara. Altro incidente. Tanto Bustos e box. E intanto anche penalità di Rai Trooper Silvestri. E intanto Zenari sempre lì tranquillo, 3 secondi e 7. Qua Giovannetti sempre negli scarichi di Fleury, ma Fleury abbiamo visto che è un osso duro da battere in staccata. Attenzione che perde leggermente il posteriore Giovannetti. Tutti abbastanza distaccati. Nessun combattimento per ora, tranne mi sembra Pullara che è negli scarichi di Castello per la 17ª posizione. Qua sempre Giovannetti negli scarichi di Fleury, ma non si riesce a passare.
Non riesce a valcare il portone di Fleury. Ragazzi, scusate, vedo che va a scatto anch'io, ma non riesco a farci nulla. O interrompo e la ripristino, ma non è detto che riparta. Potrebbe ripartire uguale, insomma. Intanto anche Demi, sedicesima e quindicesima posizione, è negli scarichi di Roberto. Oh no, mi sa che l'aveva già passato Roberto. Roberto ha passato Demi e sta andando via. Raparelli negli scarichi di Juan. Già da un po', devo dire. Attenzione! No, è Fleury stavolta a pagare le conseguenze peggiori di questa pista. Fleury che riparte, mi sembra, dietro a Raparelli. No, no, è più giù Fleury, più giù, perde tutte le posizioni. Ma bisogna vedere anche la macchina. Sembra sia andata a muro, ma la macchina vada ancora. Mi sa che vada ai box, dai, adesso. Sì, il problema è che hai un sacco di minuti. Intanto qua vediamo Rossi su Ferrari che sta incalzando Castello su Porsche. Tra l'altro unica Porsche schierata in pista, mi sembra. Attenzione, numero. Non ci vedo i numeri. Andato ai box, Fleury. No. Allora dietro. Pullara. Osti. Osti o Pullara. Tanto squalificato, ricordiamo Rivi. E guardiamo Ettore a 5 decimi da Graziani. Battaglia per la seconda posizione. Intanto Zenari. No, Zenari, errore. Errore di Zenari. Errore clamoroso di Zenari. Taglione. Ha dovuto tagliare, quindi l'ha persa prima molto probabilmente. Proprio in quel famoso avvallamento che dicevo. No, si fa passare, quindi molto probabilmente macchina distrutta per Zenari. Lascia la posizione molto sportivamente a Graziani e Ettore. Complimenti a Zenari. Peccato, altro colpo di scena. Colpo di scena, ma complimenti, macchina distrutta purtroppo per Zenari. Lasciamolo inquadrato perché merita. Merita. Aspetta che voglio guardare il commento di... E intanto box per Zenari. No, rimane fuori? No, box. Il box Zenari, ma Ettore incalza Graziani, vede la vetta, vede la possibilità di arrivare al gradino più alto del podio. Intanto lunghissimo ancora. Daly e Mancuso, un'altra battaglia possibile nella parte in montagna. Abbiamo visto come la stanchezza gioca brutti scherzi, basta un attimo di deconcentrazione e salta tutto. Un po' come la nostra live, guarda come salta. Attenzione Gualtieri inquadrato, che sta per prendere il delpo su McLaren, parte in discesa, inizia adesso. Ah, il delpo, la picchia pesantemente.
Attenzione il daily. Il daily sovraccarico con l'Audi. Tutto caso, non ne sbaglia una il daily. Va leggermente largo Mancuso. Daily ne approfitta, si butta fuori, non perde tempo. Non ha sbagliato niente questa sera, non un errore in questa pista. Mamma mia, tutto all'esterno, cosa fa? Grande Daily. Anche Giovannetti me lo chiama, vicino a Juan, ma non è così vicino. Torniamo sul Daily. Niente da fare. Mancuso va. E intanto il primo dei piloti ad aver effettuato il pit stop è proprio Fleury. In sedicesima posizione a 37 secondi di ritardo da Rossi. Occhio Giovannetti, adesso gli ha preso la scia. Sembra avere la macchina più scarica. Sono veramente testa a testa. E la infila. E va. Ottimo sorpasso di Giovannetti per la sesta posizione. Va a prendersela così. E se ne va proprio. Se ne va proprio. Ma attenzione qua. Ettore e Graziani. Qua abbiamo visto che un errore in questa pista, in questa parte di pista, può costare caro. Ed è proprio un errore di Mancuso, che la picchia al muro anche lui. Però sembra non aver piccato niente. Bah, questo lo dico. Se la picchia anche qua, sì. Ma va mai che prema. Vai così. Grande Mancuso. Vediamo se Daily prende tutta la scia e lo va a passare. Attenzione, Ettore me lo chiama vicino, vicino vicino. Però anche qua Daily su Audi. Al limite, al limite. Gli balla la samba. Balla ballar la samba. Respira Graziano, il 13,6. Appena respirato, ma eccolo lì. Vai con l'issio, eccolo lì. Anche Daily vicino. E si porta con sé il buon Giovannetti. Ma Ettore più vicino, quindi si merita la telecamera. Ma qua è difficile. Attenzione, il numero 9. La picchiata. Daily, uno di fianco all'altro, ci prova all'esterno, un pazzo scatenato quel ragazzo qua. Ne approfitta Giovannetti. Si mette di fianco, a favore di traiettoria, prova un incrocio sicuro Daily, ma trova dentro la porta chiusa. Bravo Giovannetti. Bravo. Ma torniamo qua perché la parte più difficile inizia adesso. Ettore e Graziani là davanti. Qua non mancano 49 minuti ai termine della gara. Solo! mezzo secondo tra Ettore e Giovannetti, sempre quello. Lo sta tenendo sempre lì. Le musiche per i ragazzi, attenzione, 0-6, guadagna un pochino. Tanto Fleury si porta qui a 16 secondi da Santoni. Tanto Silvestri là in fondo, giro veloce, attenzione, in 24esima posizione. Con la macchina rimessa a posto, tirata da vetrina. Nuova mai gara è stata. Ettore è veramente vicino. E adesso è uscito forte. Sì, prende tutta la scia. Guardiamo cosa riesce a inventarsi. Si butta fuori, prova all'esterno. Graziani non concede l'interno. Favore di traiettoria. Ed è proprio Graziani che chiude
curva 2 con vantaggio, ma rimane lì. Rimane lì Ettore perché prova a dire ce n'ho di più io. Ma è veloce Graziale, qua è veloce. La butta dentro, guardate, stessa traiettoria, fotocopia, sembrano due polistil. Bello veloce Graziani qua. Della Hydra V Racing Tea. O team. Ma che non ci sta. T, secondo te, ma Tea, ci sta. Sì, per Dio. Oh, 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 oh. Graziani, Graziani, Graziani. Graziani, cosa combini? Graziani a muro, ragazzi. Graziani a muro. Altro colpo di scena. E via. E un altro, se ne va. Dicevano gli ultimi saranno i primi. E sarà così. E intanto Roberto ai box. Ma Graziani che rientra dietro al, mi sembra, Santoni. No, è lì con Giovannetti in questo momento. Ma è possibile? Sì. No, c'è un'onda. No, l'onda è... L'onda è davanti. Aspetta, Santoni. Allora Santoni, bravo, bravo, bravo. Beh, se è giornata regola. Ettore, attenzione, Ettore. Ettore quadrato. Che sta doppiando. E il doppiato si fa passare. Bravo, intanto Daly a tre decimi dalla Ferrari di Mancuso. Tre Ferrari in prime tre posizioni per ora. Unica battaglia per ora da farvi vedere. È proprio questa. Daly si prende l'esterno. Vediamo se gli chiuderà la porta in faccia. Vediamo. Va largo. Daly sbaglia. Prende il muro. E vediamo come l'Audi riesce a chiudere poco le curve. Piegando tutto il braccetto sinistro. È strano. Mi sa veramente una macchina un po' torta adesso. Veramente difficile la cavalcata di Daly. Ma Graziani i capagli e il box. Mancuso sull'erba. Chi è quello lì? Doppiato. Mentre Fleury sempre il primo dei piloti con avere, ad avere effettuato i pit stop in 14ª posizione ora. Mentre sempre inquadrato Daly. Vediamo se andrà ai box dopo l'erroraccio. Mentre Ettore è là davanti con un abisso tra lui e Leggio. Con 6 secondi e mezzo. Seguito da Mancuso a 3 secondi e 9 che si porta con sé Daly. Che sembra comunque avere la macchina abbastanza integra. Sì, molto aggressivo, abbiamo visto sui corpi. Ma vai box adesso. E vediamo dove rientrerà. Intanto sta per uscire Graziani, mi sa, dai box. E è vediamo bene se riuscirà a uscire davanti a Fleury. No, no, già passato. Fleury è già passato, è già nella parte in salita. Si sono distanziati parecchio, adesso i nostri piloti coprono praticamente tutta la pista. Intanto Silvestri è salito di una posizione 23esimo, un giro veloce. Ecco l'inquadrato. Boxe per Daly, abbiamo detto, sì. Andiamo a vedere Silvestri in quanto gira. 2.02.7. Quindi tempi non tanto veloci, devo dire. No. Rispetto alle qualifiche. Intanto davanti Ettore, che conquista la prima posizione grazie anche agli errori degli altri. Quindi gran pilota, perché gran pilota anche che arriva in Formula. Eh sì, soprattutto. Soprattutto. Sentite com'è, comunque guida al limite.
accanto Daly, sempre in box a riparare la macchina, ed esce in questo momento. Stop and go di 30 secondi per Daly, attenzione. Altro colpo di scena in questa gara, già non semplice di suo. Tanto Ettore all'ultima curva per siglare il suo 15° giro in prima posizione e inizia il 16° in questo momento per lui. Ma ecco Raparelli che riprende gli scarichi di Juan. Intanto anche Mancuso ai box. Raparelli, muro! Ragazzi, ormai tutti, Non so in quanti mancano a dover andare a muro. Grande mont panorama. Bella. Tanto vediamo come Giovannetti, Juan e Gualtieri e Raparelli ai box. Tanto vediamo inquadrato Bustos, 13esima posizione col pit effettuato. Sbaglia leggermente qua. Eccoci qua, ritornati. Purtroppo è andata via la connessione, proprio zero. Speriamo che adesso funzioni appena meglio. Non so cosa dire. Sì, come spento. Chi è che si è girato? Ettore, drive through, attenzione. Altro colpo di scena e vai box.
anche Osti ai box. Ettore in box, Demi in box, è proprio Leggio che va a prendere in questo momento la prima posizione su Ferrari. Eccolo qua, inquadrato. E Zenari negli scarichi mi dà di Rapparelli ed è proprio così. Eccoli qua, guardate, proprio attaccati nella parte in montagna. Guardiamo dove proverà ad attaccare. Oh, qua è pericoloso, eh. Zenari aspetta, Zenari aspetta. Lo puntella subito. Lo puntella, ragazzi. O no? Diglielo. Intanto anche Santoni e Roberto ai box. Guardalo, guardalo, si butta fuori. Si prova anche qui. Scotto tra beccare e refer. Oh, ci riesce. Ci riesce. Ci che riesce. Sorpasso di Zenari, ragazza. Mamma molla mia. I freni proprio. E va alla rincorsa di Rapparelli. Scusate, alla rincorsa di Juan. Il baci, ciao Tosati, ciao. Andiamo a vedere qua Rapparelli, Rapparelli e Zenari ancora vicinissimi. Rapparelli vuole tornarle a dare Zenari. Legge i box, l'ultimo, no, non è l'ultimo, ma è uno, il primo. In prima posizione doveva effettuare ancora il pit stop obbligatorio come anche Ettore, che però deve andarci due volte a causa del drive thru. Abbiamo visto come Roberto si è fatto da parte con l'Honda, ma ha causato inevitabilmente un po' di distacco tra Rapparelli e Zenari. Giovannetti, attenzione, 4 decimi e 2 da Gualtieri. Battaglia anche questa tra McLaren e Ferrari. L'ha già passato in realtà, eh.
Abbiamo perso questo, purtroppo. Mentre Gualtieri a 8 decimi da Giovanetti. No, abbiamo appena detto che Giovanetti è già passato Gualtieri. Ho appena detto. Esatto. Allora, sta attento. Però rimane lì. Ma dove è finito a Fleury? In ottava posizione. A 2 secondi e 6 solamente da Demi. Quando mancano 28 minuti al termine della gara. Leggio ha fatto un bellissimo pit e ha ottenuto ancora bene. Dava 14 secondi, guardiamo se è migliorato o peggiorato. Perde qualcosina. Niente Fleury, di dov'è? 2 secondi e 6, sempre lì. Mica tanto, sembra molto più vicino di Ademi di 2 secondi e 6. Mentre inquadrato qua Gualtieri in terza posizione per il team Peck. 2 secondi e 9 da Giovanetti. E Leggio in prima posizione dopo aver fatto un pit stop da maestro. Zenari ancora ai box, attenzione. Macchina distrutta. Altro errore di Zenari, peccato. Stavolta si trova a dover doppiare Roberto. Bandiera blu esposta. No! Attenzione! No! Attenzione! Colpo di scena, Leggio? Leggio Roberto e... per spostarsi è andato a muro. Anche Mancuso in box, attenzione. Anche lui in macchina disfatta. La montagna non perdona. Bandiera gialla, attenzione. Chi è? Raparelli. Raparelli, ragazzi, Raparelli in quinta posizione. No, non è Raparelli. È una Ferrari. Demi. No? Numero 03. Silvestri? Sì. Silvestri. Peccato Silvestri che stop aveva... Stop e go per Zenari. Zenari secondo me ormai è ritiro. Mancuso. Attenzione Bustus, ve lo dà negli scarichi di Fleury ed è proprio così. Sì. Fleury che ha picchiato. Esatto. Ancora lì, vediamo se riuscirà a sorpassarlo. Dai, sicuramente nel dritto una picchiata del genere causa una bella perdita di chilometri all'ora. Davanti a sé Demi, anche lui con muso incidentato. Si prova. All'esterno prova l'incrocio ancora Bustos. Ma qua è stretta. È
e gli fa pressione. E questa pressione abbiamo visto che nella parte discesa può giocare brutti scherzi. Ha preso Demi. Hanno preso Demi. Eh sì. Stanno veramente venendo su forte loro due. Intanto mi sa che No. Cancello. Tanto ritiro per Zenari, ragazzi. Anche il Delpo mi sa. Ma torniamo qua perché Bustos, Fleury, tutti e due di scarica di Demi, tutti e Bustos due. È veramente carico. Ma poi lui la macchina ancora è integra. Esatto, stavo proprio per dire quello. Intanto un altro incidente. Ricordiamo, ragazzi, che partivamo in 28. Intanto guardalo qua, Leggio. Ricordiamo che è andato a muro anche lui. Ma torniamo qua per queste battaglie. Questo trenino guidato da una Ferrari, che guidata Demi. Da Demi, ma dietro Fleury che si deve difendere da Bustos su McLaren. 22 minuti ancora di tempo da percorrere. E qua un attimo. È un attimo, è un attimo. No! Ragazzi, Leggio? No. Un altro McLaren, Raparelli? No. Allora non so più di cosa. Attenzione! Tutti e tre indenni, ragazzi. Mamma mia, come è uscito forte Bustos. Qua potrà fare la differenza per la macchina integra. Anche se è uscito un pochino lontano. Abbiamo visto anche inizio gara che Fleury è veramente un osso duro in staccata. Sì, e poi la macchina è molto scarica, evidentemente. Chi è che arriva a balla di schioppo? Oh, la perde Bustos un pochino. Respira Fleury, può andare all'attacco tranquillamente di Demi. E qua rinquadrato Leggio in prima posizione, che sta per passare Castello su Porsche. Castello che sbaglia, ma la tiene. Porsche divertentissimo in questa pista di montagna. Intanto confermiamo bene 8 ritiri per ora. Intanto viene esposta la bandiera blu per Castello. Guarda il tiro di Mandello. Che concede la scia. Tanto Bustos e Demi sempre insieme. Intanto là dietro si vedeva Capagli, anche lui su BMW. Bravissimo, ha concesso una scia, poi dopo si è fatto da parte. Ma là dietro è gara aperta. Bustos, Demi, Raparelli. Demi, scusate. Fleury che è passato davanti. Fleury è passato davanti, ce lo siamo persi, eh. Sì, deve aver fatto un piccolo errore Demi.
E vediamo anche Busto se ne approfitterà. Sì, è già di fianco, l'ha già passato praticamente. E passa anche Bustos. E mi sa che Daly. E passa anche Daly. Mamma mia, ottimo sorpasso. Tre posizioni. Macchina distrutta allora di Demi, che rimane fuori. 18 minuti mancano ancora. Dietro di loro hanno un abisso. Ma Bustos non si accontenta, adesso vuole la sesta posizione occupata da Fleury. Il Delpo che è uscito davanti a Fleury. Intanto Demi prova a rimanere negli scarichi di Daly. E Bustos prova ad attaccare il buon Fleury come prima, ormai da più di 20 minuti così. Ma adesso sì, sembra essergli veramente vicino. Prova a disturbarlo. Ma facendo così sbaglia leggermente. Attenzione, tocca leggermente il muro Fleury. Ma Bustos aveva sbagliato sotto, nella parte sotto. Oh, errore, ancora. E la picchia. Ma la tiene. La tiene, forse riesce a rispondere a Daly, no. Bisogna vedere se ha fatto danni. No, non penso. Peccato, tutto da rifare per Bustos. Intanto stop and go ancora. Ah no, sempre per Zenari. Mentre Ettore è l'unico pilota che deve ancora effettuare il pit stop in quindicesima posizione. Aspetterà l'ultimo momento ormai. Solo questo gruppetto si può scontrare, tutti gli altri molto distaccati. E intanto là davanti, sempre Leggio. A 7 secondi e 4 di vantaggio da Giovannetti su McLaren. È in solitaria ormai Leggio. Ma qua tutto può succedere ancora. Diciamo che la sesta posizione è ancora aperta. Rimasto un errore dei primi. Ed è un attimo. Eh sì, è ancora lunga, 15 minuti. Qua quando scollini un attimo perderla. E poi incomincia ad avere le gomme sicuramente finite. Sì, esatto. Con la macchina anche leggera per aver consumato già gran parte di benzina. Tanto Leggio se ne va da solo a pista libera per un po' davanti a sé. Sì, che sembra una pista di atterraggio aerei. Attenzione, Daly su Fleury. Perde leggermente il posteriore Daly, si deve riaccodare. Sempre qua, attenzione a Daly. Veramente vicino in questo momento a Fleury.
Tanto Castello e Pit. E lo passa, passa Fleury. Passa Fleury, staccata qua, curva 2. E attenzione perché forse anche Bustos in questo momento sembra averne di più. Calo, calo di Fleury. Eh sì, è proprio così, calo di Fleury. Sempre Leggio là davanti. Qua il trenino solito. Attenzione, leggermente errorino di Raparelli. No, non è Raparelli. No, chi è? Penso sia il Delpo. Sì, è il Delpo. Bustos, adesso ci proverà sicuramente. Veramente vicino. Ma no, sta al centro, sta al centro. Fleury non concede nell'esterno, nell'interno. È veramente, veramente bravo questo ragazzo a proteggersi. Non lascia un minimo spazio per imbucarsi. E continua a fare errori Bustos. Errori. Bustos in uscita la perde. Andiamo su un re della testa della pista. Vediamo chi è che ha volato fuori. Numero 30. No, tocca a Juan. Chi è il numero 30? Giovanetti, prendo posizione. No, Giovanetti, ragazzi. Altro colpo di scena, proprio Giovanetti, sì, che si ritrova dietro a Juan. Sì, e prima di Raparelli. Però sembra essersi girato senza solo... senza avere danni. Quindi Juan sale in terza posizione dietro a Gualtieri. Intanto Bustos ha passato Raparelli. No, scusate, Bustos ha passato Fleury. Fleury la picchiata di peso. Dov'è Fleury? È dietro. Dietro c'è la Ferrari di Demi. Demi o Ettore? Demi. Demi. Attenzione, sì sì. E qua Deli. Negli scarichi di Raparelli. No, non di Raparelli. Sempre un doppiato. Attenzione là dietro. Era Demi. Demi, errore di Demi. Quindi respira Fleury. Quando mancano 10 minuti. Ultimi 10 minuti esatti di gara. Tenete duro ragazzi. Attenzione, Raparelli negli scarichi di Giovanetti. Eh sì, è proprio così. E si portano dietro un Ferrari che non c'entra, ma è lì. E dovrebbe essere Demi. Attenzione! Ancora! Stesso errore di prima per Giovanetti che perde in posteriore. Ormai con gomme finite del suo McLaren. E lascia sfilare così un po' tutti. Anche Bustos dovrebbe essere passato. No, passa adesso Bustos, quindi bisogna vedere.
Bustos che è sempre negli scarichi di Graziani. Ma adesso è vicino davvero, ma adesso vediamo. Adesso è l'occasione buona. Si mette quasi già davanti Giovannetti e si mette già davanti Bustos. Ma non sembra stare, non è d'accordo. No, non è proprio d'accordo Graziani. Ma vediamo qua in fondo. E Graziani si va a riprendere la posizione, ma vediamo. Prova l'incrocio, attenzione, ci riesce. Ci toccata, peccato, peccato. Ma attenzione che anche il Bondeli vuole andare a prendere Giovannetti. E quindi muro per Bust. No, qui erano. Per Graziani, se non sbaglio. E intanto qua Deli su Giovannetti. Che negli scarichi. Seguito da un doppiato. Attenzione, errorissimo. Errorissimo di Giovannetti ancora, se non sbaglio. Giovannetti, dov'è Giovannetti? È già andato giù. Si è ritirato. Giovannetti si è disconnesso. Ragazzi. Altro colpo. Altro colpo di scena. Ah, siamo rimasti in 25, quindi qualcun altro si è disconnesso. E intanto là davanti, sempre Leggio, Gualtieri e Juan in terza posizione. Seguiti da Raparelli, Deli, qui inquadrato. In quinta, Graziani in sesta, settimo Demi. Ottavo Bustos per ora. Fleury in nona. E via via tutti gli altri. Ancora 5 minuti. Cioè due giri per Leggio. Qua inquadrato. Un'ottima performance per ora. Intanto arriva il commento a caldo del buon Zenari che ci dice che peccato questa gara, ma non riuscivo a guidare, sul rettilineo mi si è bloccato
e mi sono ritrovato nel muro, stavo recuperando, nonostante tutto potevo fare il podio. Peccato, ma ha fatto vedere grandi cose, grande Zenari. Sarà per la prossima, bravo. E intanto qua, sempre Leggio, quando mancano 3 minuti e 40 al termine della gara. Qua Gualtieri, che si ritrova un Porsche, che dovrebbe essere proprio Castello. Gualtieri in seconda posizione, ha un abisso veramente tantissimo, 20 e passa secondi da Leggio, ma capibile con tutti questi muri. È proprio la costanza, come dicevamo a inizio gara, in pre-gara, era quello che meritava, che premiava di più. Purtroppo lo sappiamo, è una pista che noi commentiamo da tanti anni ormai, e è sempre stato così. Non vince chi va forte, vince chi porta a casa la macchina, chi fa meno errori possibili, chi trova il passo giusto per se stesso per stare concentrato fino in fondo. Dato Gualtieri, anche lui ridoppia per l'ennesima volta Castello. Esatto. E terza posizione Juan, che fino adesso fa una gara di tutto rispetto. Intanto abbiamo visto una sbacchettata della macchina di Raparelli. Intanto qua vediamo Capagli e Pullara, mi sembra. Sì, Capagli e Pullara. Esatto. Attenzione, mamma mia, come ci prova già Capagli. Anzi, Pullara. Ancora Pullara negli scarichi di Capagli. Per salire nella top 10. Quando il leader sta per iniziare l'ultimo giro. Adesso è veramente vicino, aspettiamo che giri la telecamera, eccola qua. Anche Demi torna sotto Gualtieri. Prende un po' di spazio. Proprio ora il leader ha iniziato l'ultimo giro di questa ora e un quarto a Mont Panorama. Ultimo giro, da vivere tutto in un fiato. E qui non ti puoi proprio deconcentrare minimamente fino all'ultimo metro di pista. Ma è proprio Pullara che continua a essere degli scarichi di Capagli. Vediamo se ci prova subito. No, speriamo di no. No, infatti. E torniamo sulla vetta della gara. Leggio, gara magistrale fino adesso, gara veramente anche tecnicamente, dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista della decisione su quando fare il pit obbligatorio, nulla da dire. E infatti eccolo qua in prima posizione con 21 secondi di vantaggio sulla seconda e più di 30 sulla terza. Grande Leggio della Poison Racing Team. Intanto Gualtieri box, forse un altro ritiro. Graziani, non Gualtieri. Scusa, Graziani. Graziani box
Era in ottava posizione, ragazzi. Ma qua, il mitico Leggio, il magistrale Leggio, l'innominabile, il numero 771 su Ferrari. Guardiamoci, ci regalerà una derrapata, almeno all'ultima curva. Va a prendersi questa magnifica gara a Mont Panorama. E va. Grande Leggio. E adesso passerà. Gualtieri. Gualtieri in seconda posizione, seguito. Intanto va a prendere la bandiera a scacchi anche Fleury in nona posizione. Ma qua, c'è Juan in terza e Raparelli in quarta. Poi abbiamo Daly, gran gara anche di Daly, eh. Sì, con le gemellate non è facile. E poi vai così. Rossi, Castello, eccetera, eccetera. Però andiamo a vedere perché c'è Raparelli. Daly che sta arrivando sul traguardo proprio in questo momento. Oh! Chi è che è andato a muro lì? Aspetta, qua ancora battaglia tra Santori e la Ferrari di Ettore. Sì. Hanno preso Demi e Daly il traguardo. Bustos anche in settima. Poi arriverà Graziani. Intanto è passato Pullara e Capagli, decima e undicesima. È arrivato Bustos, abbiamo detto. Graziani sta arrivando. Ettore, cavallo. Gualtieri sbaglia. Graziani. Graziani, dai. Quindi grande gara di Leggio, seguito da Gualtieri. Ecco, adesso c'è davvero. Giovanni in terza, Raparelli in quarta, Daly in quinta, Demi in sesta. Settima per... vai, dire te. Settima per Bustos. Poi ottava? Ottava per il mitico Graziani, che non è Gualtieri. Nona posizione per Fleury su BMW. Pullara in decima posizione. Poi Capagli in undicesima. Dodicesima per Ettore. Tredicesima per Santoni. Cavallo quattordicesimo. Roberto quindicesimo. Rossi in sedicesima posizione. Diciassettesimo Castello, Taddeo e via via tutti gli altri. Comunque le prime tre posizioni sempre Ferrari. E quindi con questa notizia bomba diciamo di andare a saluti. Esatto. Ciao Cici. Ciao Cici, sempre, comunque. Esatto. Ciao ragazzi. Alla, grazie di essere stato qua con me. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. E ci vediamo al prossimo evento sull'IRC. Ciao ragazzi.